In votazione fino all'emendamento 214, approva gli emendamenti 2500 e 2400 nuova formulazione. Seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori Rampi per la maggioranza, Brescia di minoranza, sottosegretario Lotti, nonché i deputati Panarale, Luigi Gallo, Occhiuto, Coscia, Caparini, Altieri, Liuzzi, Palmieri, Crippa, Bonaccorsi, Nesci, De Lorenzis, Di Battista, Capezzone, Longo, Malisani, Simonetti, Carocci, Rampelli, Baruffi, Baroni, Nuti, Bonafede, Frusone, Manlio Di Stefano, Vacca, Sibilia, Zolezzi, Della Valle, Colletti, Sorial, Cominardi, Tripiedi. È intervenuto per richiamo a regolamento il deputato Bonafede, al quale ha reso precisazione il Presidente. Intervengono infine sull'ordine dei lavori i deputati Palese e Quartapelle Procopio. La seduta termina alle 19:35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 2 marzo 2016, con inizio alle 9:30. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfreda, Ramisci, Michele Bordo, Brambilla, Bratti, Bueno, Caparini, Carbone, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Crippa, Di Gioia, Faraone, Fontanelli, Garofani, Giacomelli, Greco, Losacco, Lotti, Marazziti, Mazziotti di Celso, Nicoletti, Pesse, Pisicchio, Porta, Serelacci, Rosato, Scotto e Tabacci sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 107, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 9:55. La seduta è sospesa.